Finisce. Finisce il collegamento, arrivo. So che siamo oltre il coprifuoco. Ciao, arrivo. Scusate, buonasera. Ma sta piovendo? Altona. Sì. Altona. È brusa. Vacca. Ecco. Sono venuto a mare qua ad Altano. Che la vacca. Sì, la settimana scorsa abbiamo buttato solo la periana. Però sì. Guarda qua. Abbiamo fatto il plateatico. Era tutto pronto, sì. Poveretto. Gli ombrelloni dei gelati Tanara. Sì. Io ne tocca a sararli e giostrine c'era pronte anche. Che c'era pronta anche il frisis di sale che c'era più anche il digione qua a tastiera aveva cantato nella ciabetta Maracaibo c'era anche tutto quella. Pronto dietro. Invece guarda qua invece... che tempo de melma fango e melma che c'è per terra sì. Piove. Guarda come piove. Senti come piove, guarda come che avvenzo a me dispiace tanto Paltano. Cioè, immagino. Capito di lavorare che tu. Ma bellissimo. Che è un tempo da lupi che c'è spizzo. Cosa? C'è spizzo. C'è un freddo piso. Mi sono venuto qua. Ho mantenuto la promessa. Qualcosa ho ordinato. Come è qualcosa. A dirti il vero. Andare anche dentro. Ho detto, ma dai, non che c'è nessuno. Ho detto, no, ho paura di ciappare la multa. È il garzone perché. Sì. Se ti va rento, sì. È lì che non aspetta altro era. Chi? Chi? E se mette sulla porta delle trattorie, ristoranti, per non parlare dei bar, ma... e se posa sul bancone, che piace ai banconi, ti ha capito, e quando che te vede che ci sia un bel caffè, tac! E ti salta addosso che è la vacca e ti non te lo vedi neanche sto vigliacco sbarso, il virus. Ah, il virus? Sì, lui è il suo varianti che piace i bar, le trattorie, io ho detto che la televisione sensati, io ho detto, ma non parlare delle palestre. E se ti è in forma sto virus, vedi, quindi fai tappire il bianco, e fai pesi, no, la variante muscolosa, che piace la zumba al virus. Ah, vedi, vedi, forse non solo quello. E quando che è dice un botto invece serate in casa perché diventa cattivo che è come un criceto che viene fuori di notte e c'è un virus subdolo che piace andare al cinema, che piace andare a teatro, che piace andare a scuola per esempio anche a scuola vero? Anche che piace, che piace entrare in campo insieme alle squadre dopo però quando che comincia a giocare lui va via e va sulle gradinate e si sente guarda la partita dopo sembra che non gli piace cosa non gli piace? Non gli piace mi andare in filovia. No. Non che piace mia andare sugli autobus, sui tram, sui treni, non che piace mia, no. Infatti siete vardi bene, e c'è tutti pieni. Anche gli autogrill, perché non sa che doveva mia lì il virus, allora lì via tranquilli, ti ha capito che è la vacca. Comunque posso fare i complimenti al Tano. Allora, voi Tano, visto che sono qua, fammi maiare bene. Oh. Allora mi ha portato il sardo in saur. Ah, però. E già era un po' un filino in acquade perché qua. Comunque in più era ma buone. Buone. Dopo, e moeche, facevo i coascevola, immancabile. Wow. Frittura mista. Frittura mista, sì. Ma soprattutto la sua specialità è i spaghetti allo scoglio. Ah, allo scoglio. Esatto. Però. E le facche c'è una bomba. Ma davvero? Bello. Se vuoi fare altri spaghetti allo scoglio. Mica tanto. Se magari c'è la ricetta. Cioè. Allora lui le fa in una maniera. Sì. Vai, dai, una maniera veramente. Sì. A te viene a pelle di oca quando che te in mano. Davvero. Allora il segreto per fare spaghetti allo scoglio. Allora che vuoi? Spaghetti. Spaghetti. Sal. Sì. Olio. Sì. Aglio. Sì. Pomidori. Sì. Pomidori buoni. Certo. Rabbina bea granda, sì. Fulminanti, e non scoglio. E non scoglio come lo scoglio, ma no. I biei che gena la Pontavara. Ma no. È grandura trovare scogli dalle vostre parti. No, tio, cati, che i frangiflutti. Ah, ecco quelli, sì, però sono finti. Vuoi sapere come si fa i spaghetti a chitarra? Dove i spaghetti a chitarra. Sì, come si fanno? Sì. Allora, spaghetti a chitarra, che vuoi? Per fare dei buoni spaghetti a chitarra, che vuoi? Spaghetti, questo, sal, sì. Olio, sì. Aglio, sì. Pomidori,
quelli buoni, buoni anche questi. Quei sì. buoni, sì. una bella ramina, bella grande, fulminanti e una chitarra. E chitarra, vai. Vai. Ma allora, ti può decidere se fa la chitarra elettrica o la chitarra classica. Classica. E acustica. Sì. Volevo sapere come si fa i spaghetti alla sorrentina. Come si fa? Sì, dai, immagino. Dei buoni spaghetti alla sorrentina, non ha capito. Che vuoi? Sì. Sal, sai. Aio, sì. olio, sì. pomidori, sì. quelli buoni, quelli buoni. Sì. Una rabbina bella grande, sì. fulminanti e una sorrentina. No, ma no. Però, che ti faccia vedere la carta d'identità. Ecco, perché altrimenti non funziona la ricetta. Scusa, Rolando. Specialmente se anche hai una gadube. Eccolo lì, quelle, esatto. Scusa, perché sia Davidone sia Emanuele chiedono gli spaghetti alla puttanese. Ma fare i spaghetti alla puttanese? No, va bene, va bene. Spaghetti, aio. Olio, sì. ha capito, pomidori, sì, quelli buoni, quelli buoni però. Basta così però, dai. Una rabbina bella grande, sì. fulminanti, fulminanti sì. e che te gabbi il plateatico sulla statale 11. E che Gena portava. Così è l'ampia scelta, vabbè. Okay. Allora, insomma, vediamo se mi porta il sì. caffè, che ho ordinato il caffè con sgrupin. Ah, sì? Voglio farlo ristretto in tassa grande, che sì. questa acqua qua mi diventa caffè americano. Diventi sì, eh. Se no non dormo mia stanotte. Che succede? Non so cosa, se si sta che il caffè. Che è stato? Stai bene, se sta il freddo. Sì? Non so cosa che si sta, ma sì? che c'è tanto cura da stare qua. Perché mi sa che mi è già venuto il corico. No, attenzione! questo sbiccio, questo freddo. E se puoi mia andare in bagno, se puoi mia andare dentro in bagno, sei occupato dal virus, che la vacca. Che la pianta del Rio, penso il consiglio per il bagno. Bravo! Va bene, dai, dopo gli altri. Sì. Ti continua a leggere che mi intanto. No, 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 va bene, va bene. Grazie, Rolando. Senta Lesa. No, no, no. Tossisci che non. Senta il mio rumore. Grazie, Rolando, alla prossima. Grazie, grazie. In collaborazione con Busetta e Boton, le ricette de Menona, bontà della tradizione veneta. Mototaxi. I Fattorini di Verona, Molin Auto, Massimo Zaglia Autospurghi.